Bentrovati al terzo appuntamento di casi clinici di questa sessione autunnale. Scusate il ritardo, ma abbiamo avuto qualche problema tecnico, quindi non perdo altro tempo, do subito la parola ai relatori di oggi, che sono le colleghe della medicina di Pietra Ligure, che ci parlano di un caso il cui titolo è Non basta un attacco del cranio, quindi dal titolo tutto può essere, non lasciano presagire nulla. Prego, vi do la parola e buon ascolto. Grazie. Eccoci. Bene, allora, inizio a raccontarvi il nostro caso clinico perché sono stata io, diciamo, il primo interlocutore che ha avuto contatti con questa paziente. In realtà i primi contatti li ho avuti col figlio, che è un collega che lavora nel nostro ospedale a Pietra Ligure, che la mattina del 20 ottobre del 2021 mi chiama mentre ero in ambulatorio e mi dice: "Ma guarda, mia mamma non mangia tanto, non puoi mica prescriverle due sacche da fare a casa per darle un po' di supporto?" E ha contattato me perché sono la persona che appunto qua a Pietra si occupa della nutrizione artificiale e diciamo che generalmente di fronte a queste richieste la mia reazione non è sempre come dire cortese perché nel momento in cui una persona non mangia la soluzione non è per forza darle le sacche, ma capire il perché ci troviamo di fronte a questa situazione. E lui mi ha raccontato che la mamma da giugno aveva insomma, delle difficoltà a mangiare, aveva nausea, spesso vomitava, insomma non stava bene, aveva già fatto diversi accertamenti in ospedale a Genova perché abita a Genova questa signora e insomma non era uscito niente di particolare, quindi probabilmente era solo depressa e quindi aveva bisogno di un supporto. Diciamo che questa situazione non mi ha convinto del tutto e soprattutto non è così facile impostare una nutrizione artificiale, tanto più una nutrizione parenterale, al telefono quando la mamma sta a Genova. Sapevo che in reparto c'erano dei posti disponibili, quindi le ho detto di venire in pronto soccorso qui a Pietra Ligure e che l'avremmo ricoverata, avremmo valutato eventualmente impostata anche una nutrizione artificiale. Quindi questa signora è una donna di 72 anni che appunto arriva in pronto soccorso e ci racconta la sua anamnesi, soffre di obesità da tempo, di ipertensione arteriosa, una vasculopatia carotidea non particolarmente significativa, è dislipidemica, ha avuto un pregresso intervento di ernioplastica e appendicectomia e una cardiopatia ischemica cronica con un IMA inferiore silente nel 2015. Da giugno, appunto, ha persistenti difficoltà ad alimentarsi, con episodi di vomito ricorrenti, il tutto con un calo ponderale di superiore a 10 kg negli ultimi, insomma, 4-5 mesi. Come terapia cronica prende la cardiaspirina, il plaunazide, nebivololo, la Plaqtin e lo Zoloft, che è stato messo recentemente. Nel momento in cui accede in pronto soccorso, le vengono presi i parametri, fatti i primi esami del sangue, i parametri vitali sono discreti, una pressione insomma non bassa, 170-80, normofrequente in ritmo sinusale, non ha febbre, satura bene in aria ambiente, ha un BMI di 31, quindi è bella robusta, anche se c'è riferito questo calo ponderale significativo negli ultimi mesi. Gli esami del sangue fanno vedere un emocromo nella norma, sodio nella norma, una lieve ipopotassiemia, indici di flogosi appena mossi e l'elettrocardiogramma mostra un ritmo sinusale con un QTC, insomma, ai limiti superiori. Entra in reparto, quindi in medicina, durante la notte, il medico che la vede le imposta la terapia domiciliare più del Limican, se occorre, che poi viene sostituito con un altro antiemetico e nient'altro. Il giorno seguente,
vediamo la paziente, iniziamo a analizzare la documentazione che ci porta di questi precedenti ricoveri. Da questa documentazione si vede una persistente lieve ipopotassiemia con un aumento lieve della troponina. C'erano almeno due o tre riscontri, perché in questi accessi che aveva fatto in ospedale, comunque, data l'anamnesi, era stata controllata più volte la troponina, ma insomma leggermente aumentata, ma niente di significativo. Aveva fatto una TAC del torace, un attacco dell'addome, in cui si vedevano piccoli noduli polmonari, linfadenomegalie mediastiniche non significative, un attacco cranio negativa, un liquor fatto per cefalea associata alla nausea con una lieve proteinorachia, era stata fatta una gastroscopia di cui non avevamo il referto in visione, ma era stata riferita insomma normale, senza lesioni significative. E quindi, escluse le cause organiche, alla signora e al figlio e ai parenti era stato detto che insomma probabilmente questo suo malessere, questa sua inappetenza e nausea derivavano da uno stato depressivo, ed era stata iniziata la terapia antidepressiva con Zoloft che appunto la signora stava prendendo. Gli esami del sangue del primo giorno di ricovero sono diciamo sovrapponibili a quelli del giorno precedente, con un sodio normale, lieve ipopotassiemia, PCR appena mossa, una lieve riduzione delle proteine totali, che insomma ci sta con una signora che magari mangia poco da diverso tempo. All'esame obiettivo era tutto nella norma, salvo una resistenza in sede sovrapubica, che poi andandola a diciamo inquadrare meglio con l'ecografia risultava essere un globo vescicale. Chiesto alla signora se aveva diciamo la necessità di andare a urinare, se sentiva lo stimolo, ha detto che insomma non lo sentiva, l'abbiamo invitata a svuotare la vescica, non ci riusciva, quindi è stato posizionato un catetere vescicale con un ristagno di 1000 cc. Quindi di fronte a questo riscontro la domanda è stata, ma diciamo questa situazione che è stata giustificata da uno stato depressivo è una questione funzionale e organica, cioè è possibile essere così depressi da non riuscire a sentire lo stimolo della minzione e avere un litro di urina in vescica senza avvertire nulla? Il dubbio che insomma ci fosse qualcosa di organico sotto continuava a crescere. E quindi sono stati programmati questi esami, marker tumorali, ormoni tiroidei, cortisoluria, cortisola, CTH, dovuti soprattutto a questa disionia persistente, che non era una cosa tipica di un quadro, diciamo, ormonale franco, però insomma il sospetto che ci fosse qualcosa di ormonale sotto, così a sentimento ci è venuto. È stata programmata una TAC body per il giorno 26 ottobre, una risonanza dell'encefalo per il 27 e una consulenza neurologica per il riscontro di appunto globo vescicale, per vedere se non ci fosse anche un quadro neurologico sottostante. La neurologa è venuta al giorno seguente e questo è quello che scrive: paziente ricoverata per accertamenti in merito ad astenia generalizzata e iporessia. Ritrascrive l'anamnesi che abbiamo visto prima, quindi paziente ipertesa dislipidemica con storia di pregresso IMA, dal mese di giugno due brevi ricoveri presso altro presidio per vomito, cefalea e epigastralgie, eseguiti in tale occasione TAC torace addome con evidenza di plurinodularità polmonali aspecifiche e immodificate rispetto a un controllo precedente, gastroscopia negativa, rachecentesi con lieve iperproteinorechia, e da ieri la comparsa di ritenzione urinaria con necessità di posizionamento di catetere vescicale. La neurologa mi ha detto, ma se non l'avessi visto questa ritenzione urinaria avrei pensato che era una fibromialgica, ma insomma qualcosa sotto probabilmente c'è, perché è un quadro così che non chiaro. All'esame neurologico non vede niente di che, se non una lieve asimmetria dei globi oculari con sospetto lago oftalmo in occhio destro.
non segni meningo irritativi, riflessi normali, tutto normale. Consiglia la risonanza dell'encefalo che avevamo già programmato, marker neoplastici, pannella anticorpale, funzionalità tiroidea che erano quelli già programmati e l'attacco torace. Arriviamo al giorno 24, quindi il giorno seguente, quando arrivano i primi risultati degli esami che abbiamo chiesto. I primi sono gli ormoni tiroidei che fanno vedere un TSH nella norma con FT3 e FT4 bassi. La collega endocrinologa scrive TSH inappropriatamente basso con frazioni libere inferiori alla norma, sospetto ipotiroidismo centrale. Prima di eventuale avvio di integrazione si attende il dato di HTH e cortisolo libero urinario richiesti per domani per valutare le restanti funzioni ipofisarie. Non deficit del campo visivo, nega cefalea, quindi prosegue i controlli. Il giorno seguente succede che la paziente inizia a presentare una franca bradicardia, non presente prima. Viene fatto un elettrocardiogramma di controllo per appunto questo riscontro di bradicardia e dall'ECG emergono delle extrasistoli ventricolari. Chiamiamo quindi una consulenza cardiologica, sollecitata più volte perché oltre all'extrasistoli si è visto anche un allungamento del QTC con un ritmo bigemino. Questo era il tracciato, quindi quello di sinistra al precedente, quello di destra, quello appunto del 25 di ottobre, con un QTC di 629. La consulenza del cardiologo viene sollecitata più volte. Per chi non conosce l'ospedale Santa Corona, è un ospedale a padiglioni, quindi il cardiologo sta in un'altra palazzina e quindi la paziente, per andare dal cardiologo, deve essere proprio fisicamente caricata in ambulanza, trasportata, e insomma l'ecocardio non poteva farlo in reparto, insomma varie vicissitudini che hanno fatto sì che la signora, dopo la richiesta di consulenza al mattino, è scesa alle 13 in cardiologia e nel trasporto in ambulanza è andata incontro ad un arresto cardiaco con fibrillazione ventricolare, accesso in codice rosso in pronto soccorso, dove è stata scaricata, quindi è ritornata in ritmo ed è stata trasferita in rianimazione. Come dato aggiuntivo, negli esami del pomeriggio fatti nel momento in cui era in rianimazione, abbiamo un riscontro di potassio di 2,9. A questo punto passo la parola a Anna Bovero per proseguire il racconto. Allora, parliamo quindi di cosa è successo a questa signora. QT e QTC lungo, nel senso che quella mattina ha cominciato ad avere un QTC superiore a 600, lei era già entrata con un 500, che insomma non è un valore bellissimo, ma quella mattina è sicuramente peggiorato. Quindi è un mito, una leggenda, il QT e il QTC lungo? Beh, in questo caso no, nel senso che la signora si è fatta tutta la trafila tipica della sindrome da QT lungo fino all'arresto, alla fibrillazione ventricolare. Allora, che cos'è il QT? L'intervallo che va dall'inizio del complesso QRS alla fine dell'onda T, quindi il tempo di depolarizzazione e di ripolarizzazione dei ventricoli. Già solo il calcolo del QT manuale prevede insomma una serie di accortezze, quindi la linea di massima pendenza dell'onda T dove incrocia l'isoelettrica, se c'è un'onda U piccola e bassa staccata dalla T non va considerata, se è alta e inglobata nella T fa parte del QT e quindi allunga ulteriormente. Dato ulteriore, il QT dobbiamo correggerlo per la frequenza cardiaca, quindi il QTC corretto. Tanto più è bassa la frequenza, tanto più allunga il QT. La nostra signora andava a 40, quindi il QTC era ancora più lungo. E, diciamo che noi siamo abituati normalmente sui nostri tracciati, la macchinetta, il nostro elettrocardiogramma ci dà da qualche parte il valore del QT e del QT corretto. Esistono, diciamo, metodo spannometrico, il QT deve essere inferiore a metà del RR per essere normale, oppure una serie di formule. Ognuna con le sue caratteristiche, si dice che la base sovrastima, comunque per
cui posso, se non ho la cardiolina che lo fa, calcolare io il QTC corretto. I valori normali dovrebbero essere inferiori a 450 nel sesso maschile, inferiori a 460 nel sesso femminile. La signora era già entrata con un 500, quindi era già un po' al di sopra. Sicuramente sopra i 500 il rischio che questo QT dia una sindrome associata diventa superiore, e il rischio è quello della torsione di punta, che è quello che è successo. Perché il QTC porta a questo problema? Perché rappresenta il tempo, un tempo di ripolarizzazione allungato. In questa ripolarizzazione allungata possono instaurarsi delle depolarizzazioni precoci, portare alla formazione prima delle onde U, che si possono manifestare come battiti prematuri ventricolari, che è quello che è successo alla nostra paziente, e poi per il fenomeno RST dall'extrasistole si passa alla salva, a torsione di punta e aritmia. Esiste quindi la sindrome del QT? Esistono le aritmie associate al QT? Beh sì, non sono neanche così poche tutto sommato, perché stimo che tra il 5 e il 7% delle aritmie minacciose, cioè torsione di punta, fibrillazione, tachicardia ventricolare, sono associate ad un QT lungo di base, ed è uno dei motivi fondamentali di blocco delle emissioni in commercio, di farmacovigilanza sui farmaci, l'allungamento del QT. Non ci sono differenze per razza, invece ci sono differenze per genere, perché sia nelle forme congenite sia nelle forme acquisite associate a farmaci, il sesso femminile è più frequentemente sintomatico. Allora, perché si allunga il QT? Esistono le forme congenite, quindi le sindromi congenite, ed esistono tutte le cause acquisite. Brevemente, le sindromi congenite. Le sindrome del QT lungo sono le cosiddette canalopatie, quindi sono disturbi dei canali ionici voltaggio dipendenti che si trovano sulle cellule nervose e sulle cellule muscolari cardiache. Questi canali sono principalmente canali del potassio, del sodio, del calcio, e alterazioni o congenite, quindi per difetti genetici acquisiti o acquisiti per l'azione di farmaci, ioni, come vedremo dopo, determinano un allungamento del potenziale di azione e tutte quindi quello che succede normalmente, quindi battiti e torsioni di punta. Queste sono le prime due sindromi congenite ad essere state studiate un po' di anni fa, ormai parliamo degli anni 50. Sostanzialmente questi canali ionici sono formati da varie subunità, alcune hanno un ruolo strutturale, altre hanno un ruolo regolatorio, ma esistono numerosi polimorfismi genetici su questi canali, per cui ereditati le mutazioni possono dar luogo a alterazioni su più fasi, e in base al tipo di mutazioni il deficit si può sostanzialmente manifestare oppure no, cioè ci può essere una semplice predisposizione che in situazioni di stress o concomitanti fattori allunga il QT, o ci sono sindromi gravi in cui già in giovane età, in età pediatrica infantile, si possono avere sincopi, aritmie e quindi situazioni estremamente più gravi. Queste sono, diciamo, le sette più note mutazioni sui geni appunto della sindrome del QT lungo, codificano tutti appunto per canali del potassio, del sodio, del citoscheletro o proteine del citoscheletro, e sono le prime tre quelle più frequenti e quelle più clinicamente di solito con eventi significativi, eventi aritmici, soprattutto la forma di tipo 3. Le forme acquisite in realtà sono quelle di gran lunga più frequente e spesso sono associate magari una predisposizione genetica più dei fattori sovrastanti, per cui spesso è un multicausa l'allungamento del QT e i sintomi associati. Quali sono le cause? Allora, sicuramente l'alterazione degli elettroliti, e ovviamente l'ione principale è il potassio. La nostra signora aveva un'ipopotassemia, sì, lieve, insomma 3, 4, 3, 3, 2,9 dopo l'arresto, ma mai valori maggiori. L'ipomagnesemia e l'ipocalcemia, soprattutto l'associazione di più disionie, tutto il capitolo dei farmaci di cui parlo brevemente dopo, l'ipotermia, le cardiopatie ischemica prima di tutto. La nostra signora aveva una cardiopatia ischemica di base, un pregresso IMA, una pregresso rivascolarizzazione, miocarditi, tutte le situazioni di bradicardia marcata, allungo il QT perché riduco la frequenza, le riprese dopo l'arresto, alcuni disordini endocrini, e tutte le condizioni in cui c'è un aumento della pressione intracranica, sia per ictus ischemico, emorragico, lesione intracranica. Poi ci sono evidenze, per esempio, che il QT si allunga in alcune sindrome infiammatorie, in alcune malattie autoimmune, anticorpi anti-SSA, anti-RO,
per un'azione delle citochine infiammatorie sui canali ionici e quindi la possibilità comunque di interagire e di allungare il QT anche in questo caso. Farmaci, capitolo farmaci, ci sono proprio dei siti, questi sono due tra i tanti, in cui uno si registra e scrive il nome del farmaco e dà il rischio possibile, improbabile, di associazione con allungamento del QT e i farmaci. Sostanzialmente, tutte le linee guida, anche quelle cardiologiche, identificano quattro categorie di farmaci che allungano il QT. I primi sono antiaritmici, classe 1, classe 3, agiscono sui canali ionici, quindi procainamide, chinidina, dronedarone, sotalolo, amiodarone. Quello che si può dire per questi farmaci è che allungano il QT, ma soprattutto lo allungano nelle prime somministrazioni, per cui rischio-beneficio di dover somministrare un farmaco, posso monitorare il paziente. Se dopo le prime somministrazioni il QT non si allunga, è più improbabile che lo faccia in seguito. Poi c'è tutto il capitolo degli antibiotici, e qui sono i soliti antibiotici che interagiscono pressoché con qualsiasi cosa: claritromicina, azitromicina, quindi macrolidi, fluoroquinolonici e i derivati azolici antifungini. Il gruppo, diciamo, vari elementi, quindi metadone, droperidolo, granisedon, ondansetron, cioè i farmaci ad azione antinausea. La signora aveva fatto una, forse due somministrazioni di ondansetron, molto poco. E poi tutti i farmaci invece ad azione psicotropa, di cui il capostipite è sicuramente l'aloperidolo nell'allungare il QTC. Tanto è vero che sempre più lo psichiatra, prima di farci mettere un farmaco, ci chiede controllo del QTC e dell'ECG. È vero, non è vero? Sicuramente il rischio è basso per la maggior parte dei farmaci. Esistono farmaci più sicuri sugli antidepressivi, gli inibitori del reuptake della serotonina, sertralina, paroxetina, mirtazapina sono i più sicuri. Il rischio si ha per citalo, per amicitalo, per anticiclici, ma soprattutto quando i dosaggi sono elevati. Ovviamente il rischio aumenta quando c'è un'intossicazione. Sugli antipsicotici, gli atipici, i nuovi, quetiapina, olanzapina, risperidone, hanno basso rischio. Il rischio è maggiore per l'aloperidolo, maggiore per l'aloperidolo per via parenterale, facendo alcune precisazioni. Un conto è l'aloperidolo dato al paziente psichiatrico puro, giovane, senza altri fattori associati. Un conto è dare l'aloperidolo al paziente anziano ricoverato da noi con il delirium e con magari la polifarmacoterapia, la disionia, la cardiopatia ischemica associata. Quindi il rischio diventa associato a più fattori e ovviamente il rischio è maggiore se associo più farmaci che allungano il QT. Amiodarone, aloperidolo e non è una grande idea sul QT. Qui sono riportate alcune delle, diciamo, delle più associazioni più pericolose sul prolungamento del QT. Clinicamente come si manifesta? Beh, può manifestarsi senza nessun sintomo, può manifestarsi con sintomi nelle forme 1, 2, 3 congenite in giovane età, con cardiopalmo, con sincope sotto sforzo, per esempio nella forma di tipo 3, la sincope durante il nuoto. Può manifestarsi con un'instabilità emodinamica, nella peggiore delle ipotesi, con la torsione di punta e l'evoluzione di questa. Quello che succede tipicamente, le aritmie ventricolari sono precedute da un periodo variabile di bigeminismo, esattamente come è successo nella nostra paziente, che poi può manifestarsi al termine di nuovo dell'aritmia, e il primo passo è appunto la torsione di punta, quella tipica ECG che ruota attorno all'isoelettrica del tracciato. Tanto maggiore la frequenza della torsione di punta, tanto più dura nel tempo, tanto è maggiore la probabilità che evolva verso una fibrillazione ventricolare, quindi l'arresto cardiaco, quello che è successo alla nostra paziente. Ovviamente la terapia dipenderà dalla situazione, è il paziente instabile con l'arresto cardiaco, va defibrillato come è stato nel caso della paziente, è stata portata, era nel tragitto mentre andava in cardiologia, quindi è passata per il pronto soccorso, finita in codice rosso, scaricata, defibrillata, rianimata, rianimatore, trasferita in rianimazione. Se ci sono episodi di torsione di punta che spesso si ripresentano, si risolvono, ritornano, primo farmaco da utilizzare è il solfato di magnesio, 2 grammi in 1-2 minuti, poi ripetibili la seconda dose se necessario, che non riduce il QT, ma probabilmente interagisce con ioni calcio, quei canali ionici nella fase di depolarizzazione, quindi stabilizza l'ECG. Se ciò non basta, il passo successivo è sostanzialmente aumentare la frequenza. Io aumento la frequenza, riduco la lunghezza del QT con una mina, con un pacing transvenoso.
porta la frequenza sui 100-120. Nel frattempo dovrò sospendere tutti i farmaci rischiosi, dovrò correggere tutte le disionie eventualmente presenti. Una volta ovviamente che c'è stato un episodio maggiore, quindi un arresto, una fibrillazione ventricolare, e ovviamente questi pazienti dovranno essere ben valutati. Sicuramente dovranno evitare qualsiasi farmaco potenzialmente tossico, quindi che possa allungare il QT, le situazioni eventualmente che possono associarsi. Di solito se c'è stato un evento maggiore il paziente viene candidato all'impianto dell'ICD, nei casi invece asintomatici, anche congeniti, si ovviamente monitorizza il paziente, si danno dosi di beta bloccanti, propranolol, atenolol, nadololo, e si evitano le situazioni di pericolo. Poi si fa uno studio genetico se c'è un'evidenza di una forma congenita. E queste sono appunto le indicazioni. L'ICD per chi ha avuto un evento rianimato, il beta bloccante per chi invece ha un QT lungo, asintomatico, e evitare qualsiasi ipocaliemia, magnesemia o farmaco. E allora, della nostra paziente, che ne è stato? La paziente è stata per fortuna rianimata, ripresa, trasferita immediatamente in rianimazione. Aveva questa ipopotassemia? Sì, ha fatto farmaci, l'unico era stato l'ondansetro, non faceva altri farmaci pericolosi, ma il QTC restava sempre lungo, anche dopo aver corretto gli ioni sopra i 550, e si faceva degli episodi di torsione di punta recidivanti. Per cui comunque, vista, pur non avendo un evento ischemico acuto, nessuna evidenza clinica laboratoristica di un infarto, avendo una cardiopatia ischemica, si è deciso di rifare una coronarografia che non ha dimostrato stenosi in quel momento significative, e vista però la situazione, insomma un arresto, aritmie recidivanti, si è deciso comunque di impiantare un ICD a questa paziente. Nel frattempo, mentre succede tutto questo, arrivano quei famosi referti che avevamo visto prima, di cui avevamo prima solo il TSH e gli ormoni tiroidei, arriva anche l'altri esami, arriva l'FSH, ridotto, arriva il cortisolo, che è ridotto, la prolattina e la somatomedina. E a questo punto l'ipotesi che insomma ci fosse qualcosa che non avevamo visto fino a quel punto che potesse giustificare ci è venuta in mente, quindi abbiamo ovviamente fatto parlare la nostra endocrinologa che ci va avanti sul caso clinico. Ok, allora io vi parlo dell'ipopituitarismo, questa parola difficilissima, e quindi faccio la parte endocrinologica. Allora, due parole, due su che cos'è l'ipofisi, ma lo sappiamo tutti, vabbè, la ghiandola endocrina situata nel vasicranio, nella fossa ipofisaria, a livello della stella turcica, nell'osso sfenoide, costituita da lobi, un lobo anteriore conosciuto anche meglio come adenoipofisi, che produce, che diciamo è determinato, al quale è adibita la secrezione dei vari ormoni adrenocorticotropo, TSH, GH, LH, FSH e prolattina, il lobo posteriore neuroipofisi, con una diversa diciamo origine embriologica, al quale invece viene affidata la secrezione di ADH, quindi ormone antidiuretico, e ossitocina. La secrezione degli ormoni prodotti dall'ipofisi anteriore è regolata a sua volta dai fattori di rilascio ipotalamico, CRH, TRH, GHRH e GnRH, e dal feedback negativo che è esercitato sia a livello ipofisario che a livello ipotalamico dagli ormoni invece prodotti e secreti dalle ghiandole bersaglio dei vari ormoni ipofisari. Soltanto la secrezione di prolattina ha un meccanismo di regolazione diverso rispetto dagli altri, infatti essa è sempre soppressa da parte della dopamina che viene rilasciata costantemente dall'ipotalamo, quindi è l'unica che va ad aumentarsi in assenza di una regolazione da parte dell'ipotalamo, sostanzialmente quando non c'è dopamina aumenta la prolattina. Per quanto riguarda invece definizione, epidemiologia e eziologia, facciamo un breve riassunto, diciamo possiamo definirla come parziale o completa insufficienza di ormoni secreti da parte dell'adenoipofisi, generalmente perché quando parliamo di ipopituitarismo parliamo generalmente di ipopituitarismo anteriore, quindi insufficienza corticosurrenalica, ipotiroidismo, ipogonadismo centrali e deficit IGH, alla quale generalmente può associarsi, come no, il diabete insipido a seconda della causa scatenante e quindi dal tipo di tumore eventualmente che è coinvolto,
malato oppure no, anche perché il diabete insipido può manifestarsi anche solo ed esclusivamente isolatamente e senza alcun tipo di disturbo dell'adenoipofisi, quindi sono due, diciamo, eziologie diverse. L'incidenza dell'ipopituitarismo è stimata intorno ai 4 casi ogni 100.000 pazienti l'anno e la sua prevalenza sui 45 ogni 100.000 abitanti. Può essere congenito o acquisito, a noi, diciamo, che ci occupiamo dell'adulto e del congenito ne vediamo, diciamo, generalmente di meno, comunque anomalie strutturali ipofisari, difetti canofrangiali della cranio facciale della linea mediana. Acquisito invece, tra le cause neoplastiche spicca sicuramente l'adenoma ipofisario, che è appunto la causa dell'ipopituitarismo della nostra paziente. Tra i tumori extracellulari il cranio faringioma è generalmente più frequente. Tra le altre cause più prevalenti abbiamo sicuramente la chirurgia o la radioterapia in regione cellare, parastellare o ipotalamica. Meno frequenti sono invece le patologie infiammatorie infiltrative dell'ipofisi o infettive. Altre cause un pochettino, diciamo, che possono capitare sono, vabbè, la paziente postpartum, la sindrome di Sheehan, una apoplessia di un tumore o di un adenoma ipofisario oppure cause traumatiche. Per quanto riguarda la clinica è molto varia e dipende, l'entità, diciamo, delle manifestazioni chiaramente dipende dal numero di assi colpiti e dall'acuità, diciamo, con cui essi vengono colpiti. Può sorgere acutamente, ad esempio, a seguito di un'apoplessia di un adenoma ipofisario, faccio un esempio, oppure lentamente sulla base appunto della causa scatenante. I segni e i sintomi sono quelli ovviamente dei deficit ormonali e sono generalmente aspecifici, come si può vedere da questa tabellina sostanzialmente, ma possono anche essere associati a sintomi da effetto massa, diciamo, effetto compressivo di eventuali masse neoplastiche. Due parole su che cos'è invece l'adenoma ipofisario non funzionante. È un tumore neuroendocrino ipofisario, infatti adesso secondo le nuove classificazioni può essere anche definito come PITNET, generalmente benigno, che non è correlato appunto a un'ipersecrezione ormonale. Gli adenomi ipofisari in genere hanno una prevalenza del 15% nella popolazione generale e di tutti gli adenomi i non funzionanti rappresentano un terzo e tre quarti invece di tutti i macroadenomi, quindi quelli superiori al centimetro. I non funzionanti sono il secondo tipo di adenoma più frequente che fa seguito al prolattinoma, eccetto che nella popolazione più anziana, come quella della nostra paziente, appunto, dove più dell'80% invece è rappresentato appunto da non funzionanti. Generalmente vengono diagnosticati tardi, dopo la quarta decade di vita, spesso incidentalmente con 3-5 anni di ritardo. Abbiamo sintomi da effetto massa più caratteristici, cefalea, difetti del campo visivo, compressione sul chiasma ottico, molto più raramente ipertensione intracranica, idrocefalo e vari. Abbiamo poi sintomi invece associati alla perdita di funzione endocrina. Il primo asse a diventare deficitario generalmente è quello del GH, secondo abbiamo ipogonadismo centrale, quindi terzo ipotiroidismo e solo in ultimo, diciamo, per la posizione delle cellule secernenti a CTH è l'insufficienza cortico-surrenalica centrale. L'imaging di scelta è ovviamente la risonanza della sella turcica con mezzo di contrasto. L'approccio generalmente è osservazionale, terapia sostitutiva quando serve, ovviamente chirurgico se ci sono sintomi massa, terapia medica e radioterapia solo in casi super selezionati e di tumori generalmente aggressivi, quindi non è il nostro caso. Per tornare al caso clinico, questa è la risonanza che ha fatto qualche giorno dopo, una decina di giorni dopo, quando si è riusciti ad avere l'appuntamento, la nostra paziente. Si conferma la presenza di una lesione espansiva intracellulare di 13 mm, quindi parliamo di un macroadenoma. Vedendo qui ci dice anche che la lesione appare iperintensa nelle scansioni T1 e ipointensa in T2, come per residui emorragici loro definiscono in fase cronica al suo interno. Escludere che in realtà non fosse una fase subacuta e che ci sia stata anche un'apoplessia di questa adenoma che ha provocato la crisi, non lo possiamo escludere. Certo, è vero che però gli ormoni deficitari c'erano già prima dell'evento, perché il prelievo è stato fatto prima. Ora farò una breve carrellata, diciamo, di tutti gli assi, diciamo, di clinica, diagnosi e terapia di ogni asse, a partire da, cioè, ordinati secondo il più importante sostanzialmente. Insufficienza cortico-surrenalica centrale, ci sono due cenni di epidemiologia,
caratterizzata da una sintomatologia assolutamente aspecifica, che però era presente nella nostra paziente, ipotensione, a parte l'ipotensione, che non c'era, avevamo astenia, nausea, vomito, dolore addominale, vertigini e ipoglicemia. Generalmente il paziente, rispetto al paziente con un ipocortisolismo primitivo, è più protetto da un eventuale shock ipovolemico, perché in questi pazienti invece è conservata la secrezione di aldosterone, non essendo dipendente dall'ipofisi. La diagnosi si basa sul cortisolo sierico mattutino tra le 8 e le 9 del mattino. La diagnosi viene fatta, il valore diciamo inferiore a 3 microgrammi decilitro è già diagnostico per insufficienza cortico-surrenalica, come e vi ricordo che la nostra paziente aveva un 2,7, quindi già diagnostico. Valori sopra 15 escludono l'insufficienza, valori tra 5 e 15 sono in quell'area grigia che richiedono, diciamo, anzi poi dicono tra 5 e 15, ma poi lo si fa tra i 3 e 15, il test di stimolazione con corticotropina, che generalmente viene fatto a basse dosi. Un picco inferiore a 18,1 microgrammi decilitro è indicativo e diagnostico per insufficienza cortico-surrenalica. Bisogna ricordarsi sempre che l'asse va studiato ad almeno 18-24 ore di distanza dall'ultima somministrazione di un glucocorticoide. L'idrocortisone sarebbe il farmaco di prima scelta nella posologia di 15-20 mg di e in una o più somministrazioni, tuttavia, soprattutto in Liguria, essendo un farmaco a distribuzione ospedaliera, spesso non è di facile reperimento, per cui soprattutto in Liguria viene utilizzato molto il cortisone, quindi cortone acetato. Le dosi equivalenti sono le queste, ovvero 20 mg equivalgono a 25 mg di cortone acetato. Non è indicata la terapia sostitutiva con fludrocortisone, come dicevamo prima. Ogni paziente deve essere ovviamente istruito sulla gestione di una crisi surrenalica. E il compenso non si valuta facendo il controllo di cortisolo e CLU, ma si valuta sulla clinica e sul monitoraggio degli ioni. Quindi per anni diciamo sono monitorati cortisolo in pazienti in terapia sostitutiva senza grosso senso. Due parole sulla gestione della crisi surrenalica e sul kit di emergenza. Ovviamente è indicata un'immediata iniezione parenterale di idrocortisone 100 mg, seguita da 200 mg nelle 24 ore successive, e ovviamente un'adeguata reidratazione endovenosa. Questa era la consulenza che è stata fatta non appena abbiamo visto gli esami che sono usciti quando la paziente ormai era già in rianimazione, dove scrivevo, visto che la paziente era andata in arresto e sotto noradrenalina, ci andavo ancora un pochettino più pesante con le dosi di idrocortisone, quindi per le prime 24 ore flevocortide 100 per 3, quindi un pochettino di più di 100, che 100 più 200, insomma più o meno quel dosaggio lì. Passiamo all'ipotiroidismo centrale, anche questo diciamo si manifesta nel 50% dovuto a macroadenomi ipofisari oppure a craniofaringiomi, fino a, insomma, anche questo dovuto a vari casi di ipopituitarismo o post-radioterapia. La clinica anche qui, come vediamo, è assolutamente aspecifica, quella dell'ipotiroidismo classico, astenia, debolezza, cute fredda, bradicardia, prolungamento del QTC e costipazione. La diagnosi dell'ipotiroidismo centrale si basa sempre su dosaggi di TSH FT4 e quindi valori FT4 inferiori al range di laboratorio che si associano a valori bassi o inappropriatamente normali o talvolta anche moderatamente elevati nel setting di una patologia ipofisaria sono già da considerare diagnostici, anzi spesso si tende a sostituire i pazienti con levotiroxina, i pazienti ovviamente con patologia ipofisaria, quando già hanno dei valori di FT4 ai limiti inferiori della norma. I valori di T3 e FT3 non sono utili nella diagnosi, come non lo sono i test dinamici che si facevano, diciamo, anni fa, un tempo. La levotiroxina ovviamente è la terapia di scelta al dosaggio di 1,6 microgrammi pro chilo al giorno, o comunque una dose che permetta di mantenere il range di l'FT4 nel range superiore, nella metà superiore del range della norma. Vogliamo tenere FT4 ai limiti superiori sostanzialmente del range. Ovviamente nel paziente anziano andiamoci piano, va aumentato piano piano, diciamo progressivamente ogni 3-4 settimane, con una dose di avvio molto bassa, 0,25-0,5 microgrammi pro chilo di E. La titolazione va basata esclusivamente sui valori di FT4, quindi ovviamente non dobbiamo dosare il TSH in questi pazienti perché è assolutamente inattendibile, e è sempre meglio dosare l'FT4 prima dell'assunzione di levotiroxina mattutina.
importante, la terapia con levotiroxina non deve essere mai avviata prima che l'insufficienza cortico-surrenalica sia stata adeguatamente corretta, perché rischiamo di altrimenti scatenare una crisi surrenalica. Quindi questi, vi ricordo, erano gli esami della nostra paziente, quindi un TSH inappropriatamente normale con frazioni libere ridotte, e io scrivevo appunto: dopo almeno 3 giorni di terapia steroidea avvierei terapia sostitutiva iniziando con bassissime dosi, 25 microgrammi mezza compressa, da aumentare nella settimana successiva salvo complicanze. Andrò molto più rapida sui vari altri deficit che per il momento non sono stati corretti nella paziente. Comunque il deficit di GH si può manifestare durante l'infanzia o nell'adulto. Dopo il danno cerebrale, la prevalenza dell'adulto GHD, diciamo del GHD dell'adulto, si stimata intorno al 12%. Anche qua abbiamo una clinica assolutamente aspecifica, ovviamente nel bambino avremo una clinica completamente diversa, ma parliamo, diciamo, di due cose diverse. La diagnosi va fatta con test dinamici, in questo caso insulin tolerance test o GHRH arginina test. Quando questi non sono disponibili, possiamo utilizzare il test di stimolazione al glucagone, ma nel nostro specifico caso in realtà il test è opzionale, perché la presenza di deficit in 3 o più assi ipofisari associato a un IGF-1 ridotto è già sostanzialmente diagnostico, e questi erano i valori della nostra paziente, quindi tutti gli assi colpiti più un IGF-1 assolutamente basso per età. Volendo avviare un trattamento, si inizia un trattamento in terapia, diciamo, parenterale con GH ricombinante. Bisogna fare attenzione a un sacco di cose, all'assetto tiroideo, all'assetto cortico-surrenalico, all'assetto glicemico, perché può essere alterato. Nel paziente anziano, diciamo che la terapia sostitutiva con GH è un argomento molto controverso, non è stata ancora, diciamo, provata una riduzione della mortalità nei pazienti trattati con GH, quindi insomma sicuramente migliorare i rischi cardiovascolari, però insomma è controverso. L'ipogonadismo, vi dico soltanto 2 parole, sostanzialmente basato sul dosaggio dei valori ormonali. Quindi la nostra paziente era già in menopausa, quindi non poteva avere alcun tipo di sintomo, e la diagnosi, diciamo, nella nostra paziente è dovuta semplicemente al fatto che l'FSH era 0,59 quando appunto già in menopausa da una 20 anni. La terapia quindi nel suo caso specifico è nessuna terapia, nelle donne generalmente invece in età fertile facciamo estroprogestinici o estrogeni a seconda della presenza o meno dell'utero. Nell'uomo invece la terapia sostitutiva con testosterone, che ha le sue controindicazioni soprattutto nell'età più avanzata o comunque nel paziente polipatologico. Il diabete insipido non era presente nella nostra paziente, si presenta con poliuria, polidipsia, la diagnosi viene fatta tramite il dosaggio di osmolarità plasmatica e urinaria, e eventualmente in alcuni determinati casi con il test di deprivazione idrica. Detto questo, insomma, la terapia sostitutiva è quella con desmopressina. Detto questo, appunto, è un caso, diciamo, molto diverso, dovuto a cause diverse e neoplasie diverse, che generalmente non sono gli adenomi ipofisari non operati. Ma allora, qual è la correlazione tra l'ipopituitarismo e il QT lungo? Ci sono diversi casi, diciamo, riportati in letteratura. Quindi questo appunto di un QT lungo che si manifesta con una torsione di punta in un paziente con panipopituitarismo, qui di nuovo un altro caso, ancora un caso sempre di fibrillazione ventricolare QT lungo in un caso di panipopituitarismo, un caso di insufficienza cortico-sirenalica isolata che provoca però un'aritmia fatale in un QT lungo, e insomma, diciamo che i casi riportati sono più di uno, diciamo, e riassumendoli che cosa ne viene fuori, che generalmente sono più donne rispetto che uomini, con un'età media che va intorno ai 65 anni. Le cause di ipopituitarismo sono le più differenti, però generalmente c'è sempre una anche causa scatenante, diciamo, magari c'è un macroadenoma, ma c'è un'apoplessia, c'è un ipopituitarismo, ma c'è una sindrome influenzale o una sepsi, qualcosa che quindi va a peggiorare l'ipopituitarismo. Gli accertamenti cardiologici in questi pazienti generalmente sono negativi, hanno ecocardio normali, risonanze cardiache normali, coronarografia
ecografie normali. Gli elettroliti sono generalmente normali o quando comunque da correggere, non la terapia, diciamo, con solfato di magnesio, correzione degli ioni, non va a correggere lo stato di QT lungo. La via di terapia invece sostitutiva con glucocorticoidi e levotiroxina in tutti i casi ha migliorato il QT nel giro di giorni o settimane. L'ipotiroidismo è, diciamo, il deficit ormonale più correlato con il QT lungo e queste sindromi per vari motivi ipotizzati, sicuramente perché è implicato nella downregolazione di geni codificanti per canali del potassio voltaggio dipendenti, ma anche per la pompa sodio potassio ATP dipendente, influisce comunque anche sui recettori beta adrenergici e sulla sensibilità alle catecolamine, quindi diciamo che l'ipotiroidismo è da sempre associato a bradicardia, ridotta funzione contrattile e anche rallentamento dello stimolo della conduzione degli stimoli elettrici e al QT lungo. Ci sono anche diverse ipotesi su invece l'ipocortico surrenalismo, ci sono meno dati ma comunque diverse ipotesi, perché sembra comunque i glucocorticoidi siano sempre diciamo coinvolti nelle espressioni di determinati geni per il canale sempre del potassio e voltaggio dipendenti, e che quindi una mancanza di glucocorticoidi possa estendere la durata del potenziale d'azione e provocare un QT lungo. Questo LCG della nostra paziente a un anno dopo, il QT è 459, quindi assolutamente normale. Questi sono i suoi esami a un anno di distanza, l'FT4 è ancora migliorabile, considerato che siamo appena appena nella parte superiore del range, per cui insomma la sintomatologia è nettamente migliorata, non ha più avuto nausea e vomito, sta facendo 25 mg al giorno di cortone acetato e da 2 giorni ha aumentato la posologia di Eutirox a 50-75 giorni alterni, probabilmente poi con l'intento di andare a ancora di più, sostanzialmente almeno a 75 microgrammi di E. Deve rifare tutti i restanti esami e una risonanza. Qual è il nostro take home message? Diciamo, da quando, come da internisti, noi siamo stati abituati, diciamo, a questa cosa, ovvero se senti rumore di zoccoli pensa al cavallo e non alla zebra, e è sicuramente una cosa giusta nella stragrande, nel 99,9% dei casi, perché altrimenti il sistema sanitario andrebbe in crisi con tutti gli esami che prescriviamo. Però, soprattutto nella patologia endocrinologica, mi viene da dire, ogni tanto bisogna allenare la mente a pensare anche qualcos'altro, ascoltare il paziente e cercare di vedere anche un attimino oltre, allenare veramente, prima di bollare una paziente come funzionale, mandarla a casa con un po' di Zoloft, magari cercare altre cause. Insomma, il QT è lungo, gli ioni sono normali, perché è lungo? Questa vomita, fa lo Zoloft, perché? E quindi, niente, ogni tanto pensiamo alla zebra. Va bene. Va bene? Sì. Abbiamo ascoltato questo caso clinico, secondo me, molto, molto interessante. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo per eventuali domande o ai relatori. Io ne avevo, pensate, 7500. Una, la più banale che mi viene, che faccio, e poi non so se ci sarà tempo per farne altre, è che essendo arrivato un po' in ritardo forse mi sono perso qualcosa e comunque ho fatto un po' fatica a riconcentrarmi. Non avevo tenuto conto che io abito vicino allo stadio e stasera c'è la partita di calcio, quindi sono rimasto bloccato nel traffico. La prima domanda che mi viene è come selezionare il paziente da monitorare col QT lungo? Mi spiego meglio. Tu hai detto giustamente, lui è arrivato con 500 e poi è salita a 600. Ecco, c'è un momento preciso in cui monitorare il paziente, cioè attaccarlo proprio un monitor, magari anche se c'è il defibrillatore vicino meglio? Sì, allora diciamo che sopra i 500-520 cominciamo a dover preoccuparci un po', soprattutto se ci sono dei fattori evidenti, cioè l'ipopotassemia, qualcosa che giustifica questo allungamento, affinché non lo correggo. Ci viene detto di monitorare se il QTC si allunga di più di 60 millisecondi durante, insomma, la nostra osservazione, se ho una sincope con un QTC lungo o se, come quella mattina, il QTC si allunga e quell'ECG comincia a farsi l'ex-assisto, il bigeminismo, il blocco, e allora lì è probabile che succeda qualcosa. Quella mattina abbiamo insistito non poco col cardiologo per mandarla giù dai cardiologi, la signora,
e ci è arrivata in arresto in cardiologia, quindi nel senso ci ha insegnato qualcosa, ecco. Sì. Non so quanti ne siano cambiati da quando c'ero io, ma se sono più o meno quelli me li ricordo bene. E sono cambiati, ma lo stile è sempre lo stesso. No, io direi, ci sono altre domande? Perché vedo che domande segnate qua nella chat non ce n'è. Non so, chiedo Giancarlo se rapidissimamente, no. Se no andiamo a chiudere la sessione. Complimenti, direi, è il modo con cui andrebbero fatti i casi clinici, cioè il caso clinico e imparare qualche cosa, siete stati bravissimi perché avete spiegato tutto molto bene. Ma su Anna e Lucia non avevo dubbi, onestamente, conoscendole molto, una felice sorpresa anche la collega endocrinologa che non conoscevo perché è troppo giovane, tutto lì. Ma adesso ve la facciamo conoscere, io sono la portiamo vecchio, quindi... a qualche corso. No, veramente, su Anna e Lucia non avevo alcun dubbio, infatti per me è stato veramente... facile e piacevole quando Elena mi ha chiesto di fare moderatore. E, non so, sono le 17:27, prima che ci sfumino e ci chiudano, io ringrazio, vi ringrazio veramente tanto e niente, ci vediamo al prossimo incontro, al prossimo caso clinico, direi. Va bene? Grazie a tutti. Ciao e ciao buona tutti. Serata. Ciao, 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 grazie. Ciao.